La seconda registrazione che vogliamo proporvi è del settembre 86. L'ultima dichiarazione resa in aula da Enzo Tortora al processo d'appello prima della Camera di Consiglio è il momento della sentenza. Vorrei fosse chiara una cosa, io non ho mai chiesto alcunché a questa Corte durante questi mesi, 9 dalla mia seconda detenzione. Nulla ho chiesto per essere trasferito durante una torrida estate in località più respirabile, nulla ho chiesto per le mie gambe che non possono neppure fruire di quell'aria, parola così bella per un concetto in carcere così brutta, di cui i detenuti fruiscono. Ho chiesto di venire a fare questa dichiarazione proprio perché forse non l'avrei fatto, stimolato dall'ascolto di questo processo attraverso la radio. E colpito da una delle tante metamorfosi che il sottoscritto è stato costretto a subire in 3 anni e 3 mesi, la mia figura che passava da cinico mercante di morte a tanti altri passaggi, uno come tanti, signor Procuratore Generale. E nella sua controreplica lei ha detto: o assolvete Tortora o assolvete tutti. Un grosso, notevole passaggio. Ma un'altra cosa mi ha colpito e aggiungo, lo dico con rispetto ma con fermezza, mi ha ferito. L'ultima versione che lei, a differenza di altri suoi colleghi, ha sostenuto nei miei riguardi. Non più cinico mercante di morte, no, un debole. Sì, io sono debole, come ho detto. Ho chiesto di essere trasferito anziché in cellulare perché non ce la facevo più in treno, nel vagone di seconda riservato alla traduzione dei detenuti. Ma sono qui perché il suo concetto di debolezza, un poveraccio che in un momento di debolezza si mette a spacciare 5 o 7 chili di droga, queste sono le sue parole, può commettere, e l'ha detto, un momento di debolezza, una sciocchezza, commettendo fatti che poi si appalesano, lei ha usato questo termine, io glielo ripropongo, per fatti diversi. Ebbene, io vorrei dirle, e sono qui e sono venuto qui per dirle e per ribadirle, che io non mi considererei, se avessi fatto le infamie che alcuni mi attribuiscono, un debole, mi considererei un criminale. E vorrei dire con il massimo della chiarezza alla Corte di non seguire questa inconcepibile per la gente, incredibile per la gente, domanda di sconto speciale dovuta a che cosa? Questo eccezionale sconto da 10 a 6 anni dovuto a che? Alla debolezza? E se questa Corte, e io non oso entrare né nelle loro coscienze né nei loro pensieri, seguissero la proterva linea che da 3 anni e 3 mesi si accanisce in questa ipotesi accusatoria ormai imbozzolata dal 17 giugno 1983, allora io vi chiedo formalmente, non da 10 a 6 anni, non i 6 anni dello sconto eccezionale, ma 20 anni dovete dare a Enzo Tortora, 30 anni dovete dare a Enzo Tortora, perché io sono debole, signor Procuratore Generale. Debole è chi non lo sarebbe dopo 3 anni e 3 mesi di questo tormento. Ma un individuo non può essere considerato debole all'improvviso, cambiando le carte e dicendo può capitare a tutti. A me, nella mia famiglia, non è mai capitato, grazie al cielo. E considero, ripeto, non un debole, ma un criminale. Chi, non avendo le necessità, lavorando, essendo sereno e professionista, impegnato e felice, improvvisamente, chili di droga, 5, 7. Ma ella si rende conto che cosa sono 7 chili di droga? Lei mi ha mai chiesto se io ho avuto, non dico conti bancari perché abbiamo implorato e l'abbiamo implorato anche in questa sede, se avevo una cassaforte per contenere questo sterminato numero di centinaia di milioni, centinaia e centinaia di milioni che la mia debolezza mi autorizzava, e lei è stato clemente, a meno che non abbia considerato le ragioni dello sconto nell'essermi io dimesso al fine di ottenere il buono speciale. E il sottoscritto, uomo debole, uomo fragile, si dimette da deputato europeo unicamente per poter fruire del suo sconto. E lei dice non è un uomo politico. E mi fa grandissimo onore, signor Procuratore Generale, perché lei ho ascoltato attentamente e sono qui per risponderle e per rievocare alcuni episodi. Se quello che
che lei considera l'uomo politico è quello che lei ha invitato a venire qui a fare, cioè a violentare la verità oltre che se stesso, a violentare, a squartare la verità, a ammettere quello che non ha mai fatto in vita sua, né avrebbe potuto fare per i motivi che ho tentato di dire, non un riscontro, non un'ombra di un'indagine su me stessa, ancora in questa sede, forse, avrebbe potuto essere effettuata. E lei mi cita un politico, allora sì, lei dice, Tortora sarebbe un politico. E io le devo dire che se questo violentatore di verità, unicamente al fine di prosternarsi in ginocchio, ammettere quello che non ha fatto, mai, per poter untuosamente fruire di questo o quello sconto, e se questo è l'ideale di uomo politico che ci propone, io temo, signor Procuratore Generale, per questo Paese e per i suoi figli e per lei stesso. Trovando l'altro giorno nella controreplica, dalla spazzatura dei rotocalchi di 30 anni fa, estraendo una mia spontanea dichiarazione di fronte a una giornalista che mi chiedeva, ma perché, era l'epoca in cui io facevo il giornalista, non ricorda qualche cosa della sua gioventù, di quella che si chiamava vita goliardica? Io non so se il signor Procuratore Generale sia mai stato giovane, gliel'auguro. E io stesso rievocai in quegli anni lontani del 48, quando l'Italia era invasa da tante cose, anche dalla Madonna Pellegrina, con degli amici da avere, come fanno i goliardi, come fanno i ragazzi, come fanno i ragazzi di tutti i tempi e di tutti i paesi. Io stesso dissi, un giorno, in questa mania marianea, in una grotta, ci divertimmo, lo confesso, era uno scherzo audace, di immaginare di aver visto la Madonna. E lei trae da questo esempio, un accostamento. Dunque, se a 18 anni vedeva o fingeva per avere un panino, come fanno gli studenti, di vedere la Madonna, e questo non è detto che non possa indurci a ritenerlo camorrista, uomo dalle mille facce, ma allora i ragazzi che hanno falsificato con le pietre a Livorno il Modigliani, chissà, tra 40 anni, non gliel'auguro, troveranno un giudice che dirà, ma guardate che questo è uno di quelli. Io li avrei fatti senatori a vita, io li avrei fatti, no, ma io sto replicando, ma altre cose vanno dette. Comunque io penso che sia molto meno pericoloso far finta per scherzo di vedere la Madonna che vedere San Pandico o San Melluso con l'aureola in perfetta buona fede, glielo concedo come lei lo concede ad altri autorevoli magistrati che hanno contraddetto la sua linea in perfetta buona fede, ritenere arcangeli vendicatori col brando della giustizia alzata, San Melluso, signor Procuratore Generale, San Pandico, e consigliare che sulle loro menzogne venga costruita una basilica immonda. Ah, non so chi produrrebbe meno danni alla società, se il ragazzo che scherzando fa realmente uno scherzo o l'autorevole magistrato che io intendo rispettare getta addirittura la sua dignità professionale, la sua sapienza, la sua esperienza sulla parola di questi due apostati della menzogna, della calunnia e dell'infamia. So che questo è il momento rituale, io dovrei dire ho fiducia in voi, ma può un cittadino, dopo quello che è stato costretto ad attraversare, a dire, io ho detto il 17 giugno 1983 ho fiducia, ho detto nei lunghi mesi del carcere devo avere fiducia, quale risposta ho avuto? Sì, l'indignazione di fronte a certi metodi barbari di alcuni intellettuali, il complotto è stato definito, non è un complotto, signor Procuratore Generale, era semplicemente lo sconcerto, era semplicemente l'angoscia di vedere affiorare in quella istruttoria che non divina, ma divino, non divina, ma divino, ebro, di ricerca disperata che i conti quadrassero con me. E allora la gente, e allora l'opinione aveva il diritto di interrogarsi angosciata sull'emergere di questa metodologia, e questo lei lo chiama complotto. Ma, signor Procuratore Generale, lei ha detto o Tortora o tutti, o Tortora condannato o tutti condannati, o Tortora assolto o tutti assolti. Questo è un ragionamento così
mi passi l'espressione rozzo e manicheo, che non ci parla di legge, ma ci parla di decimazioni, non ci parla di diritto. Pandico e Melluso omentono, dicono la verità in tutto il processo, tutto il resto resta irrilevante, il l'ha detto. Diventa chiaro che allora non è Tortora, ma è il procuratore generale vittima della politica che imputava a me. È vittima della ragion di palazzo, quantomeno, e lei ha fatto un cenno alla ragion di palazzo, a questo complotto di gente, di cittadini che allarmati hanno il diritto di effettuare un controllo su una certa metodologia. È la ragione di parte, la ragione di Stato, la ragione di corporazione, mi lasci usare questa parola che non amo e forse non ama nemmeno lei, ma che pure è emersa dal suo ragionamento. Ma io vorrei ricordare... Senza rivolgersi più al procuratore generale, si rivolga alla Corte, perché lei adesso... Ma io vorrei ricordare i disinvolti... Ha fatto il suo dovere, ha risposto evidentemente i suoi difensori. Ma un uomo è frustato ancora oltre che dalla nomea di camorrista e di spacciatore impossibile di droga, anche da questa definizione di uomo debole. Ma sì, poveretto, è un fesso, passava 7, 5, 10 chili, pacchi di cocaina. O ci si rende conto di che cosa significa questo tipo di lavoro per chi lo fa, o allora stiamo ragionando in termini lunari. Ma i disinvolti refusi sul mio nome, Tortona, Tortora, la farsa equivoca dei numeri telefonici, la sapiente pervicace orchestrazione del concerto dei pentiti è emerso, il rifiuto ancora pervicace di ogni approfondimento di indagine che potesse risolversi a mio favore, uno solo, le pilotate smagliature del segreto istruttorio, guidate, bisogna dirlo, da alcuni magistrati, non certo da tutti, ma da alcuni, e amplificato dai megafoni compiacenti di un pugno, non da tutti, di un pugno di giornalisti, le menzogne togate, coraggiosamente anonime, diffuse sul mio conto, i fondi neri, non ha fatto questo, e avrà fatto qualche altra cosa. Tanti processi sono stati citati dall'avvocato Coppola, forse uno non è stato citato, l'affare Dreyfus o Dreyfus, lo ricorda? Lo ricorda la Corte? Bene, mettete al posto dell'armée, l'esercito, intoccabile, la magistratura, mettete al posto dell'ebreo, capitano Dreyfus, l'uomo di spettacolo, fate scattare questi meccanismi e avrete il processo di oggi, il processo di sempre, il processo che muove ragioni che con la ragione non hanno nulla a che spartire. Odi, antipatie, a me Chiari è simpatico, ha detto lei l'altro giorno. Io non so se rientro nella categoria dei suoi simpatici o dei suoi antipatici. Qui non è questione di pelle o di non pelle, è questione di verità. E la verità ha parlato. L'enigma, perché non ricordarlo, e lo ricordo pacatamente, ma è nel deserto che mi hanno fatto attraversare, inquietante. Della mia destinazione prima a una sezione, poi a un'altra. L'ancora più inquietante svolgimento di un processo in primo grado presieduto da magistrati collaudatori che si tuffavano a collaudare, hanno collaudato l'istruttoria Tortora, perché a Napoli collaudano casi, e me lo vorranno concedere, collaudano anche case in alcuni casi. E tutto si è incrociato. E questa protesta è un complotto, ma da quale parte è stato, in alcuni momenti atroci, il complotto, chiamiamolo così, o piuttosto l'arroccamento vero, la finzione di un processo che si è chiuso, sbarrato, dietro l'assunto di quell'istruttoria che ho già detto, divina è stata definita. Fino, e qui lo devo dire, guardando loro con rispetto profondo, perché quando conobbi i loro nomi, addirittura la loro formazione, da giornalista, ma sei il solo che, irritando il resto legittimamente della stampa, ma come può costui, mentre ancora non sono stati presentati i motivi di appello, addirittura fornire nomi, io ebbi il piacere di conoscere i loro nomi, che rispetto, e ancor più ho rispettato il modo con cui esercitano le loro funzioni dalla stampa. E allora complotto, signor procuratore generale, o non piuttosto una provvidenza non della Madonna, che dava la sensazione di sovrintendere che questo caso Tortora andasse in un determinato modo. E trascuro il resto. L'emissione di quella sentenza la ricordate.
intollerabilmente macchiata, sporcata di livore, di astio, di odio contro la mia persona, contro i miei congiuntivi persino, contro il mio accento settentrionale, contro la mia cultura, contro, comunque contro. Questi non sono fantasmi, questa è cronaca. Io non sono stato un imputato da giudicare. In certi momenti, lo dico con un brivido, ho avuto la sensazione di essere stato un nemico da schiacciare. Perché sin dal primo giorno questo uomo debole ha osato urlare la sua innocenza. Ebbene, ha sentito dentro di sé che questo grido veniva frainteso per qualche altra cosa, tracotanza. Denunciava la leggerezza, l'insipienza di un certo metodo giudiziario. Perché questo uomo debole ha osato farsi portavoce con la sua faccia, con la sua pelle, di centinaia di sconosciuti e disgraziati, ma di uomini, oggetto di discussione, quella che sollecitò, non congiura. Perché questo uomo debole ha osato con arroganza spogliarsi dei privilegi, e quanti ne usano e ne abusano, per entrare nudo nel cerchio infernale, nudo come tutti i cittadini. Perché questo uomo debole ha sconvolto le regole di un rito che vuole, che esige, che impone, che è un imputato. Cosa importa se è innocente? Perché se continua così, gli uomini saranno divisi in due categorie, gli irriducibili e i pentiti, con una tremenda terza possibilità, che si sia irriducibilmente innocenti. Irriducibilmente innocenti. No, una certa cultura o irriducibili, o pentiti, non si è pentito. Io mi sono sentito dire qui in quest'aula, ma perché non ha la dignità di pentirsi e quindi di confessare? A questo punto mi sono sentito umiliare. E allora, verso l'intoccabile, non parlo di voi che rispetto, e non ho che motivo di profondo rispetto, ma in altri casi e nell'altro grado, guai se non si strisciava reverenti, cauti, ossequiosi verso l'intoccabile maestà del giudice e di quei giudici. Ecco, durante il confronto a Napoli tra me e una delle ultime cloache che mi hanno voluto rovesciare a Napoli, proprio il Melluso, San Melluso, mentre il dottor Di Persia, vanno ricordate, fregandosi le mani come in preda a un'ossessione, ella ha parlato di ansia, qualcuno, io direi di ossessione, fregandosi le mani come in preda all'estasi, andava dicendo, invasato, ci sono nomi enormi, e io dentro di me, davanti all'incappucciato, tremavo, perché dicevo, se i nomi enormi sono come il mio, la giustizia è morta. E mi invitò il giudice Fonzana, insinuante, nella caserma Pastrengo, ma lo ammetta, ma lo dica che lei faceva usi di stupefacenti, ma non c'è niente di speciale, non è mica reato, sa. Vorrei chiederle se lo ricorda, ma lei ci ha detto io non c'ero. Ma lei ha detto le stesse identiche parole. Lei ha detto lo stimerei come uomo politico se, violentando la verità, fosse venuto qui a dire quello che non ha commesso. Io respingo con sdegno questa idea è dell'uomo politico e della politica. Non amo quest'uomo e quindi non posso purtroppo incollarmi addosso né per i suoi buoni sconto né per paura di una corte della quale non ho paura a questa immagine viscida e abietta. L'essermi rifiutato, glielo dico con franchezza, so cosa mi è costato, a tutti di Persia, a tutti i cetrangolo di cui la mia storia è costellata, l'essermi negato alla cautela, alla reverenza, gridando che occorre un cambiamento del metodo, è stato, è, non so se sarà, mia colpa imperdonabile. L'ho pagata duramente, mi credano, questa mia diversità, con una condanna pesantissima, 10 anni, per camorra, per droga, non insultatemi ancora, vi prego, per lesa maestà. Io dovrei concludere dicendo ho fiducia. Rimbalzo la domanda. Avreste fiducia voi? Io vi dico sono innocente, lo grido da 3 anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi in questo dibattimento. Io sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi.